Ciao a tutti, in questo video vedremo i tre luoghi migliori dove divertirsi e fare sport a Milano, sia d'estate che d'inverno. Sigla. Allora, il primo luogo di cui vi voglio parlare, che sicuramente avrete già visto nei miei video, è il Monza Pizza Bike Park. Adesso andiamo a chiedere un po' agli altri cos'è il Monza Pizza Bike Park e che cosa si fa qua. È un park per le bici. Sì. Molto divertente. Ok. Si salta con gli amici. Okay. Esco con gli amici, vado all'Iper. E cosa c'è all'interno del park? La pump track. Pump track, poi? Poi c'è la piscina di gomma piuma, la foam pit. Sì. I panettoni. Bravo. E la linea grande. La linea grande. La linea grande. Con degli istruttori molto bravi che ti insegnano. Bravo. Tu che sei più local degli altri, dici che cosa serve per iscriversi al Monza Pizza Bike, ormai lo sai a memoria anche te. Allora, visita medica che si fa. Bravissimo. Il proprio medico. Codice fiscale, carta d'identità. Sì. E se sei maggiorenne, un genitore. Se non sei maggiorenne. Se non sei maggiorenne. Quindi. Certificato medico, carta d'identità, sì. Codice fiscale. Esatto. E genitore se sei minorenne. Esatto. Perfetto. Bravissimo. Iscrizione costa 30 euro al maggiorenne e 25 al minorenne. C'è già compreso il primo ingresso. Se non avete le protezioni, quindi bel casco integrale, ginocchiere e paraschiena, tipo, potete prenderle qua al Monza Pizza Bike e anche la bici soprattutto. Ah, vedete, questa è una bici che abbiamo noi al parco e che possiamo dare a tutti i nostri tesserati, insieme a protezioni, ginocchiere, paraschiena. Quindi adesso direi che posso anch'io vestirmi e girare, vi farò vedere un po' tutte le strutture viste dalla prima persona, perché l'obiettivo di questo video è proprio farvi vedere come si può vivere un weekend ricco di adrenalina proprio nei dintorni di Milano. Figa. Tu sei l'amico di Alberto Nasca? Sì. Non è l'amico di Alberto Nasca, si chiama Edoardo. Edoardo Nasca è quello... No, Edoardo quello è Alberto Nasca. Fa i vlog di YouTube, sì. Di moto. Sì, ah. Questa è la pump track. Qua si impara a... saltare. No, che cazzo. Ah? Girare. Pompare. Bravo. Messaggio sbagliato. Mi fai vedere come si pompa o faccio vedere io come fai si fa? Vedere te. E qui ci si stanca? Molto. Un botto. Una volta che si impara a girare in pump track, è vero pazzo? Si va sui panettoni. Ah, ecco, un plus del Monza Pizza è che se venite potete girare con me, con... Babbo Natale. E con Babbo Natale, con Diego. Quindi se venite qua, molto facile che ci beccate. Comunque il bello di questi salti è che magari sono un pochino più grossi di un salto normale, però per imparare si possono proprio prendere piano piano e usare come salite e discese. Tipo così. Sta andando? No, io ho solo Sony, GoPro non sono capace. Oh. Ma dopo aver fatto anche panettoni, volendo, se proprio siete amanti del salto, c'è la piscina di gomma piuma. Però adesso il buon Francesco gli metterò sulla GoPro e ci farà vedere un bellissimo salto. Mostraglielo. E poi è difficile ad uscire. Bravissimo. Una volta saltata in foam pit, bisogna però tirarla fuori. Tu cosa stai provando? Sì. Vai, mostraci. Dopo averlo fatto a piedi, lo si porta sulla bici. Ecco. Così, facile. Una volta provata la rampa in foam, si passa al mulch. Come vedete, questo salto non è un salto normale, ma è fatto di trucciolato di legno. Così se cadi, ammortizza e non cadi sul duro.
dove ci sono tre diverse rampe per i tre diversi livelli di difficoltà. Solitamente il più piccolo è usato per imparare a saltare dritti su un salto col buco, quello in mezzo è proprio per fare tutti i trick giganti, e poi c'è il boner perché è un'altra struttura che si trova nelle varie competizioni di slopestyle. Tino, quanto mi dai se faccio tre whip bar alla prima senza warm up? Prima non lo faccio da 6 mesi. Ti mando un toast col bacon. Ti mando un toast col bacon. Va bene. Vai. Quanto sta andando la GoPro? Cioè, sta andando? Non lo so. Ci sono i numerini iscritti? Tanti. È mio, cazzo. Quel toast lì fottutamente mio. Victory. Io mi sto cagando in mano. Perché? Perché ho paura a fare backflip. Allora, il mulch è proprio perfetto per provare flip la prima volta. Tra l'altro, con la DH, Non gira! Oh! Sono vivo. Sei vivo? Dai, dai, ora di chiuderla. Eccolo, eccolo, eccolo! Io. Bella. Finalmente. Ultima linea. C'è la linea grossa, la usiamo un po' di più in primavera e estate. Questi sono salti solo per professionisti. Secondo posto. Siamo allo 0G. Zero Gravity a Milano, più precisamente Lambrate. Cavolo, hai imparato a parlare, certo. Ragazzo, davanti alla camera. E niente. Senti, no. Siete in tre e basta oggi? Siamo sempre in tre. Vado io? Che stai a fa? Se avete visto qualsiasi mia storia, qualsiasi mio video, sapete che veniamo in questo posto molto spesso. Però Instagram. E questo è uno dei tre posti secondo me migliori per divertirsi a Milano. Bene. Sempre se siete appassionati, sempre queste cose. Un po' di adrenalina, vi deve piacere questi sport un po' così che si sta in aria. Puzzette. Cioè, a dire una cosa per iniziare, che in realtà lo Zero Gravity ha due palestre. Noi siamo nella palestra master, che è quella un po' più per allenarsi. In realtà poi c'è una palestra più ludica, che è dall'altra parte, che è dall'altra parte del muro, mi corregge Tino, che è un po' più ludica. Quindi se volete divertirvi e non volete fare il tesseramento che costa di più, di là c'è il posto per voi. Let's go. Let's go. Al di fuori di saltare sul trampolino si possono inventare un sacco di cose bellissime. Adesso faremo inventare una cosa a Tino e una cosa ad Alboreto. Posso fare un percorso a ostacoli. Si batte il rosso qua, ci hanno messo apposta, ragazzi. Va bene, poi. Poi da qua bisogna salire su questo, lanciarsi e cercare di arrivare alla scala, al gradino più alto. E fai? Beh, insomma, mostracelo perché qui... Sì, ma non ci ho pensato. Che finita, attenzione. Parkour, guarda lì. No, è già qui. No, è già tornato. T'ho perso. Attenzione, è stato sull'ultimo parkour. Vai. Tanto questa è la taglia. Sì. Alla prima. Vai, vai. Visto, alla prima. Vai. La passerà. Ah, non l'ho ammazzato. Ce l'ho, ancora. E todo. Ce l'ho fatta. Atleta. Vado. Su. Ma meglio di te, ragazzi. Meglio di me, ragazzo. Guarda che veloce. È veloce, ragazzo. È difficile qua, è difficile. È più atletico di noi. È qua difficile, vai piano. Stavo volendo. Vai piano, vai piano, vai piano. Niente da fare. Ma cazzo, solo io faccio cagare a saltare su da fermo. Molto male. Ah, è difficile, eh. Qua tutti un po' di difficoltà. Niente, lui proprio si è lanciato. Parti dalla in fondo a sinistra. Okay, poi. Dove c'è l'angolo, okay, praticamente. Sali su questi qua blu. Sì. Ok. Scendiamo. Prego, vada. Mostraci. Attenzione, agile.
Agilissimo. Agility dog. Parkour. Ah, sul piede, attenzione. Era sul piede. Vabbè, vai, su. 7 dritto, Tino, 7 dritto. Bella! Ho 5. A parte cazzeggiare come abbiamo fatto in questo video, in teoria noi veniamo qua proprio per allenarci e non facciamo solo gli stupidi così, ma facciamo anche delle cose serie. Back in the game, you know the kid, I made the beat and I made it a hit. All songs be home runs, no time for slow ones. Everyone waiting on me, everyone looking for me. Sorry I'm late, I've been out in the UK, I needed a getaway. Cause I got too much on my mind, I'll never be satisfied. No matter the money I make, always be dealing with something new. Finding out things that I never knew. Thought about leaving a dental school. My parents said quitting was never you. I know they right, but they don't understand. Come terzo e ultimo posto, bang. Però non sono i go-kart, eh. Sono delle cose tipo bici, però un po' più veloci. Allora, presentiamo tutta la ciurma di oggi. C'è il solito del Pino. Lui. Ma che cazzo dice? Classico. I trucchi della serata. L'unico serio forse. L'outsider. No, l'unico serio. L'unico che non è outsider. Che tra l'altro ha Edo Mazzuoli che fa il campionato Super Sport 600, giusto? Sì. Il buon Edoardo ci ha prestato tutte le tute. Una, due. Gli stivali anche. Tre. E là c'è la quarta. E poi lui. Ciao. Lui è quello che non sa usare la GoPro. GoPro non sono capace. Esperienza tutta da moto, mai messo prima d'ora. Sto in piedi da solo. Per il tuo outfit. Per il PHM 13 euro. Rebook. Calzino con i cactus. 12. Calzino per Mallelo sempre. Partiamo dal basso. Posto. 45 euro. 45 euro. Tuta Edo Mazzu. Modello tight. Melando. Ufficiale. Melando. Mi dicessi qualcosa prima, cambierebbe. Ti condizionerei. Dai, condizionami. No, invece devi andare a okay. Fare quello che devi. Vabbè, fare. Vabbè, allora Toto, in pratica questa è una pista e quelle sono delle moto. Noi siamo vestiti così perché ci andiamo sopra. Vediamo Toto quanto si sente a suo agio dentro questi vestiti. Stai in veramente da sopra. Che strane che sono.
bagarre. Bello, mi è piaciuto. Grande. Allora, commentino post GP. Se volete divertirvi alla sera con i vostri amici, venite qua perché veramente ci si casa un botto. Tra l'altro, Edo Mazza, no, esatto, ringraziamo Edo perché ci ha prestato tute, stivali, sponsor, cioè, ufficiale, esatto, della sponsor, serata. Eravamo tutti Edo Mazzuoli. Esatto. Race day by Edo Mazzu. Esatto. Lasciate un commento che cosa ne pensate di questi riposti. Anzi, scrivetemi nei commenti in quale posto vi piacerebbe andare. Se volete vedere che provo un altro sport, perché io veramente mi diverto un sacco. Tra l'altro, non abbiamo detto una cosa prima. Comunque, era la nostra prima volta che facevamo pit bike. Prima, ma non ultima. Ricordate anche di iscrivervi al canale, perché è fondamentale per me. Se vi iscrivete, riusciamo a crescere, riusciamo a fare portare sempre più cose belle. Esatto, portare contenuti migliori, provare cose nuove, esperienze nuove. Stiamo crescendo, quindi. Quindi continuate a supportarmi, grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Yo. Back in the game, you know the kid. I made the beat and I made it a hit. All songs be home runs, no time for slow ones. Everyone waiting on me, everyone looking for me. Sorry I'm late, I've been out in the UK. I needed a getaway, cause I got too much on my mind. I never